Stare con te, bello, 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 su Radio ICN, sull'Italia, fuori dall'Italia, tutti i giorni, a casa vostra, l'emozione e la musica è qui. Sabato 13 gennaio 2018, la diretta di Radio ICN da Studio C con il Ciao Tony Show e con chi vi parla, Tony Pasquale. Adesso, cari amici miei, per la prima volta abbiamo un altro super ospite qui al Ciao Tony Show. Lui è Francesco Calamita. Ciao Francesco! Aspetta Francesco che non ti sento bene, ecco, rifacciamola. Francesco Calamita su Radio ICN. Pronto? Adesso no. Viene. Ecco, adesso ti sento benissimo, perché prima per un motivo o un altro non arrivava l'audio, adesso ti sento perfetto. Allora, Francesco Calamita, tu ti occupi di organizzare spettacoli, eventi, infatti saremo a Sanremo insieme. Sì, mi occupo di organizzazione di eventi, scrivo canzoni, faccio un po' di tutto, via, dai. Realizzo anche un programma televisivo che va in onda in diverse regioni d'Italia. E allora parlaci un po' di questo, dai, il tuo lavoro, esattamente quello che fai, dove, come e quando. Diciamo che la cosa del momento è questo programma che realizzo che si chiama Spazio Musica e che viene trasmesso in 12 regioni d'Italia. Per ben 34 volte in una settimana viene messo in onda. Do spazio agli artisti noti e anche ai giovani, agli emergenti, perché è giusto dare anche uno spazio a loro, dargli la possibilità di essere visti. E va in onda tutte le settimane, quindi un appuntamento che inizia ad aprile dello scorso anno e sta continuando ad andare avanti. E poi mi occupo, come ho detto, di eventi. Sì, ho organizzato in Italia per il Cantagiro, ho fatto la finale regionale del Cantagiro per la Liguria, ho avuto l'esclusiva per la Liguria e ho portato 10 ragazzi al Cantagiro a Fiuggi. Benissimo, complimenti. Tre di questi giovani hanno portato una canzone scritta da me come testo e con la musica di Andrea Romano, che è un musicista di Sanremo. Poi ultimamente, a parte questo, collaboro anche con Carlo Cori, che è stato di recente in trasmissione da te, con sì. Carlo Cori di Eurocastle Baltic. Con lui sono in partnership, quindi quando ci sono i suoi eventi io ci sono sempre con la mia programma Spazio Musica. È una collaborazione che è iniziata da poco, ma che sta dando dei buoni successi e profitti. Perfetto Francesco, infatti con Carlo ci vediamo a Sanremo il 7, se non sbaglio, sarà il suo evento, il 7 febbraio, sì. È così? Sì, infatti ci sarà cantando Sanremo for the World e io sarò presente con le mie telecamere per riprendere la serata. Ah, meraviglioso, davvero, quindi noi con Radio ICN, quindi quest'anno si allarga un po' di più, ecco, questo nostro rapporto con la musica, naturalmente con le conoscenze e con questi vari incontri, ma ce ne siete tantissimi in Italia a fare grande promozione di questo nostro grande prestigio di musica che abbiamo, ecco, e io di questo sono molto onorato ogni volta che riesco a scoprire e naturalmente a promuovere nuove iniziative e rapporti come questo. Quindi Francesco, fai un lavoro meraviglioso, hai anche degli artisti meravigliosi. Oggi ascolteremo anche una bellissima voce di Silvia Muratore, che ci propone Figli dei Sogni, questo brano, è così? Sì, con questo brano si è presentata a Cantagiro e poi è stato, diciamo, con l'edizione della Top Record di Milano abbiamo portato avanti questo progetto musicale. Perfetto. Allora, dicevi che fai un po' il giro d'Italia sulle reti televisive e non solo, ma spiegaci un po' più in dettaglio esattamente come si svolge questi appuntamenti. Allora, per quanto riguarda gli appuntamenti di Faccio Musica, come vi ho detto, è un appuntamento settimanale che gira in 12 regioni parecchie, poi comunque sono tra Lazio, Piemonte, Val d'Aosta, Friuli, Veneto, Sicilia, Marche, Campania.
e altre regioni che si uniranno nei prossimi mesi. Poi per quanto riguarda gli eventi, io organizzo eventi sia per bambini che per ragazzi emergenti, musicisti. Diciamo che sono anni, da più di 10 anni che mi occupo di questo e cerco di dare uno spazio ai giovani, che è l'unico modo per dargli la possibilità, come ho detto prima, di essere visti ed ascoltati, ma non velocemente, dandogli una continuità a quello che loro, la loro passione, la musica. Tutto qua, ecco. Beh, poi benissimo. Anche eventi. E certo, con i giovani, infatti, ogni anno faccio anche tappa lì a Casa Sanremo, nel Palafiori, e ce ne sono di giovani lì che si presentano proprio per seguire questo sogno attraverso la musica e questi eventi meravigliosi. Certamente, perché i giovani sono il futuro e quindi la musica che cambia. Secondo te come sta andando la musica in Italia attraverso queste fasi, questi cambiamenti? Non so, io che sono legato un po', diciamo, alla musica degli anni 60, 70, 80, ma naturalmente apprezzo tutti i generi di musica, però come vanno le cose attualmente? Ma diciamo che la musica è un po' in confusione in questo periodo, trovo. I giovani puntano da un genere all'altro, molti sono legati ancora alla canzone melodica, quindi c'è un po' di confusione, non c'è una grande chiarezza. Infatti certi personaggi degli anni 80, 70, 90 si ritrovano ad essere di nuovo in prima linea oggi. Guardiamo proprio di recente, la Tiziana Rivale è stata in onda su Rai 1 insieme a Gary Lowe, quindi sì. Personaggi che hanno fatto la storia della musica ma che sono ancora presenti e tuttora sono nei teatri, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Gli artisti che ho appena annunciato lavorano anche in America, lavorano in Polonia, lavorano in Russia, quindi hanno un grande movimento, quindi c'è un grande ritorno verso la musica degli anni 80, 70 e 90. I giovani oggi hanno, come vi ripeto, sì, un po' di confusione, perché abbiamo il rap, poi il melodico, poi il pop, c'è un po' di confusione, quindi ci vorrebbe una linea e una maggiore settorialità. Forse tutta questa confusione è creata anche da troppi talent show che ci sono. Tolti quelli ufficiali, che sono i più importanti, che aprono veramente le porte, ce ne sono tanti di sottofondo che sfruttano questa linea e secondo me creano confusione veramente. Francesco, un tuo commento sul Festival di Sanremo. Quest'anno naturalmente si cambia, arriva Claudio Baglioni e naturalmente sarà sicuramente un altro format, diciamo, perché ognuno poi ci mette la sua. Carlo Conti è stato un successone enorme, 3 festival. Secondo te come andrà quest'anno? Che possiamo aspettarci? Sì, a parte le critiche che ci sono in giro... Beh, queste non mancano mai, anche con Carlo non mancavano le critiche. Sì, ma infatti queste fanno anche rumore intorno al festival, però Baglioni è una, direi che è un'istituzione nel mondo della musica, è qualcosa che sta nei podi sui premi, però lui credo che la preparazione e la cultura musicale ce l'abbia, quindi secondo me sarà un Sanremo 2018 vincente, come gli altri d'altronde, perché poi sono tutti sempre vincenti, ma anche questo sarà significativo secondo me, perché è nelle mani di un cultore della musica ed un amante della musica ed un grande professionista. Beh, dopo Paolo Bonolis, che è un grande presentatore, Carlo Conti non ne parliamo, poi c'è stato Gianni Morandi, un grandissimo artista, si ritorna un artista con Baglioni, quindi ci aspettiamo forse, non so, un aspetto musicale ancora più vivente forse. Sì, probabilmente sarà la musica più padrona del palco e forse meno le parole, quindi probabilmente avremo proprio una musica a tutto tondo, a 360 gradi. E infatti hanno già cambiato parecchie cose, il sistema di giuria e anche il sistema della scaletta, quindi proprio per rendere più musica in questo senso. Va bene, noi ci saremo con Radio SN Live, ci saremo con te, ci vediamo il 7, ma non solo, naturalmente al grandissimo appuntamento. E ci siamo anche con la nostra collaborazione, il nostro nuovo rapporto insieme, quindi siamo la radio italiana di New York, portiamo l'Italia fuori dall'Italia ed è giusto che portiamo anche questo grande personaggio, Francesco Calamita, il suo lavoro e tutto quello che lui rappresenta. Quando vuoi, siamo qui per te, Francesco.
Grazie, io vi ringrazio di questo tuo invito e inizieremo, come hai detto te, questo rapporto di lavoro che vedrai sarà duraturo e molto lungo. Perfetto, dove e come possono seguirti e ascoltare e seguire il tuo lavoro? Ma il mio lavoro, se mi vogliono seguire su Facebook, basta il mio nome e cognome Francesco La Calamita, e lì trovano tutti i miei contatti, tutti i miei movimenti, tutto ciò che organizzo. E poi anche nella pagina Spazio Musica e nella pagina Itinerando Web TV, perché ho anche una web TV che basta scrivere su Google Itinerando Web TV e salta fuori la mia pagina. E quindi comunque da Facebook si arriva a tutto quanto quello che riguarda tutto ciò che organizzo, musica e sia eventi. Perfetto, avete capito benissimo sicuramente. Francesco La Calamita, e seguitelo su Facebook e tutti i social. E adesso noi cosa facciamo? Ci salutiamo naturalmente, poi ascoltiamo questa bellissima voce e questo brano della nostra Silvia Muratore, che ci presenta Figli dei Sogni. Francesco, un forte abbraccio da New York. Dove sei in questo momento? In questo momento sono a Villatella, che è una città di montagna bellissima, dove c'è un panorama imprendibile, guarda, è stupendo proprio. Sì, ma dove ti trovi? Dove? Dove? Sono in Liguria, a 20 miglia, in provincia di Genova. Sei a Sanremo, cavolo, sei a 4 passi da Sanremo, quindi. A 10 km da Sanremo. Lo so, 20 miglia, meraviglia, sei in Francia anche, altri 2 passi arrivi a Nice, vero. Quindi... è bellissima quella location, la conosco benissimo, e quindi la Liguria poi per sé è una meraviglia, dai. Ok, grazie Francesco, un forte abbraccio da New York, da Ciao Tony e da Radio SN, tutti i nostri amici che ti seguono da ora in poi sicuramente ancora con più attenzione, e speriamo che anche voi seguite la vostra Italia fuori dall'Italia, Radio SN. We bring Italy to you every day. Ciao Francesco, stammi bene, ciao ciao. Ciao, ciao, grazie, un saluto a tutti, ciao, grazie. Siamo nati qui così per caso, dietro la vita di un sogno. Siamo solo speranze, dietro la storia che cresce. Siamo tutti qui dietro un sorriso, nei momenti di forte emozione. Siamo noi senza ricordi nel diario, 100.000 cose che non vanno.
ci mancherà, la vita ci riserverà. Bellissimo questo brano, è bellissimo stare con voi in questo sabato 13 gennaio 2018. ICN Radio New York. ICN Radio New York. ICN Radio. La voce più bella d'Italia.